Eccomi qua. La cosa che avevo aggiunto era appunto questa sciarpa. Per darle un tocco in più, dai. Ah, ok, io devo visitare ancora questi tre posti. C'è un gattone, ragazzi, c'è un gattone. Oddio. Posso salire là sopra, che bello. Bellissimo. Neanche ci dice qualfra. Mi scusi, sono qui per le magiformule richieste dalla professoressa Weasley. La studentessa di Ne ho sempre Matilda. una, Ali, Ti sempre, stavo fidati, sempre, aspettando. sempre. Sono il proprietario della bottega, Thomas Brown. Hai già fatto una lezione di evocazione, immagino. Purtroppo non ancora, signore. Ah, allora la farai presto. Si tratta di magia allo stato puro, la creazione di qualcosa dal nulla. Non sempre è semplice. Ma per fortuna in tuo aiuto ci sono le mie magiformule. Tu esercitati e lascerai a bocca aperta perfino la professoressa Weasley. Di Vediamo, certo è vediamo. qualcosa a cui aspirare, signor Brown. Non vedo l'ora, arrivi quel giorno. Anch'io, senza dubbio. Le magiformule sono utilissime per evocare oggetti unici, come decori o mobili dalle caratteristiche specifiche. Ma lascio alla professoressa Weasley l'onore di farti lezione. Per ora ecco quelle che ti servono. Banco da giardinaggio e tavolo alchemico, vero? Credo di sì, signore. Bene, non c'è niente di meglio che coltivare i propri ingredienti e distillare ciò che vuoi quando vuoi. Diamo un'occhiata. Tanto piglia questo, no? Ah, sblocca abilità di evocare un banco da... Ok. Usa il vaso per coltivare. Ma direi le pozioni. È bello trovare Vabbè. proprio. Se ti interessa, dai pure un'occhiata al resto del mio inventario. Prossima volta. Qua ci siamo passati prima, se non sbaglio, sì. Aspettate questo? Ah, no. Qua però non si fa niente. Qua ci posso entrare? No? Ah sì? Uè, dove siamo qua? Ah, è la casa di qualcuno? Forza. Qui chi c'è? Occhiali. I giovani non si Qui? vendono. Ma quindi io entro nelle case degli altri praticamente. Posso suonare? Qua sono. Fanno tutto da solo gli strumenti. Oh, bellissimo. Un cupcake, ragazzi. No, vabbè, sto male. C'è una faccia strana comunque il mio personaggio, non so perché. Sono entrata per vedere. Spero non sia un problema. Uè, fra. Uè. Uè, non mi vedi? Beh, passiamo attraverso gli umani e attraverso i personaggi, cosa molto molto normale, direi. Ma questi qua si muovono così. Vediamo. Sto male. Sto male, ci sono le caramelle, ci sono 3000 cose tolte. Ah, cosa che io attualmente non posso mangiare nella realtà. Vabbè, andiamo. Mangia tu che puoi. Oh, che sta succedendo, ragazzi? No, Revelio, Revelio. Zucchero filato. Qua vendono il cioccorane? Cioè ci viene il diabete. In questo episodio faremo venire il diabete al mio personaggio. Altri soldi. Qua che succede? Bene! Sono diventato un drago, ragazzi! Ma che cazzo? Ma questi zuccheri filato, questo zucchero filato è un po' strano. Questi zucchero filato italiano a casa proprio lo lasciamo oggi. Ma che figata, ragazzi, ma bellissimo. Che succede? Ah, rimane così, ok. Pensavo di poterlo mangiare lo zucchero filato comunque. Onestamente, vabbè, vediamo questo che succede. Ma dai, ma che cos'è? Oh, che carino! Questo qua è il mio personaggio preferito di Animali Fantastici. Un altro cupcake, più grande di noi, ragazzi. Cioè, guardate come si mangia. Aspettate. Ah, cambia? Ma sto male se mangio tutti questi dolci, ragazzi.
Poi il vero è che li sto mangiando gratis. Thanks for the follow. Oh, grazie mille. Allora, ci andiamo a pigliare pure noi un tè. Quindi ho superato Fede, mi sa. Sì, mi sa di sì. Strano, glielo dico appena torno a casa. Altri do... Ah, questa volta una cosa sana, una pesca. Il tè, che non può mancare, ovviamente. Poi vi spoilerò una bellissima foto che ho fatto a Fede mentre stava giocando una sera. Veramente quacone, coccoloso. Con la mia coperta leopardata, quindi immaginate che stile che ha il mio ragazzo. Non so se si vede, vediamo se riesco a farmi vedere. Mi butto! Oh, acqua bellissima, ragazzi. Nuotiamo, vai. Nuota. Andiamo dentro. Ti do il benvenuto da Pozioni di J. Pippin. Uè, grazie. Buongiorno, monti con la missione. Oh, grazie al cielo. Udendo il campanello credevo fosse la signorina Laweng. Non che si degni di venire qui. Comunque, non mi pare di averti mai visto qui. Prima sono oggi. Nuova, Fred. È la prima volta che vengo a Hogsmeade. Ah, sì? A Hogsmeade, ecco dove siamo. Pippin al tuo servizio. Ti trovi da Pozioni di J. Pippin. Le tue pozioni per tutte le occasioni. Lo avrei già letto su LinkedIn. Si crede simpatico il Fred. Ci teneva che lo dicessi a tutti i clienti. Patortino, scusate. Posso esserti d'aiuto? La professoressa Weasley mi ha chiesto di prendere alcune ricette. Sono nuova di Hogwarts. Ah, sì. Ci ha mandato un gufo al riguardo. Ho messo subito da parte quel che ti serve. Ripensando alla mia gioventù, ho immaginato volessi tutto ciò che è utile per le pozioni. La preparazione di pozioni è l'arte più affascinante. Batte qualsiasi cosa si possa fare con una bacchetta. Le pozioni sono davvero così versatili? Forse non faranno la stessa figura di un incantesimo, ma non credere che siano meno potenti. Possono guarire, distruggere, proteggere, ma te ne accorgerai presto. Visto che è la prima visita, ci tengo a dirti che non vendo solo ricette per le pozioni. Offro anche preparazioni già pronte per qualsiasi evenienza e inoltre ne scopro continuamente di nuove. Passa di qui ogni volta che puoi, così da non perdere le novità. Vieni con la chat. Per ora ti do le ricette richieste, va bene? Saggia decisione. No, ragazzi! Che bello! Ciao! Ma che bellezza! Sto male! Devo rompere le scatole. Non posso farle volare, dai! Niente, non posso entrare. Ah, salve! Entra, accomodati! Grazie! Mi dica. Per i semi che la professoressa Weasley ha ordinato per me. Ah, il dittamo per la nuova studentessa del quinto anno, immagino sia tu. Per la barba di Merlino, iniziare Hogwarts dal quinto anno, ti tremeranno le ginocchia. Niente affatto, sto cercando di viverla come una grande avventura. Così si parla, non tutti possiedono il temperamento giusto per affrontare i cambiamenti. A proposito, mi chiamo Timothy Tisdale, questo è il mio negozio, la Rapa Magica. Tengo il carrello qui fuori perché mi piace chiacchierare. Non posso rimanere aggiornato se me ne sto rintanato all'interno, no? In effetti. Oltre ai semi ho anche molte piante. Coltivo tutto da solo. La mia specialità sono gli ingredienti per le pozioni. Persino Pippin si rifornisce da me. Però che ne dici se ti do un pacchetto di semi di dittamo? Sì, certo. Basta che non pago. Da pure un'occhiata in giro. Ci sono diversi ingredienti che scommetto stuzzicheranno il tuo interesse. Beh, è tutto. Sarà meglio che vada a cercare Sebastian adesso. Ok. Sebastian, sono qui. Sono venuto a raccoglierti. Sì, ho trovato tutto l'occorrente. Dopo un'ora, ma ok. Ottimo. Bene. Tu la cosa per tua sorella? Sì. Direi che adesso possiamo fare quel che ci pare. Vediamo un po'. Cosa succede, mo? Nemici in arrivo, dai. Chi è questo? Ovviamente da chi viene? Da me. Allontanatelo dagli edifici, via dal villaggio. Così a caso? No. Lo sapevo che tanto sarebbe spuntata una roba del genere. Che abbia inizio la lotta?
Oh, che cacchio, ma perché? Ma no, non devi fare reparo, imbecille. Oh mio Dio, oh mio Dio. Ah, mannaggia. Bruttone cacone che non sia altro, vattene. Crepa. Oh, dai, che parto, che parto. Faccio proprio cacari. No. Oh, scusate. Esattamente quando è che ho imparato questa mossa, questo potere? Ah, mo sta piovendo? Ok. Oh cielo, un altro troll. Avete davvero sconfitto un troll adulto in due? Così pare? Ne ho un ricordo confuso, sinceramente. Per la barba di Merlino, state bene? Sì, ed è un piacere rendersi utili. Avete un coraggio da leoni. Eppure la stoffa da Auror, secondo me. Se non bene. Avete subito ferite nello scontro, allora potreste aiutarmi a rimettere al loro posto alcune cose. Certo, agente. Singer. Agente Singer. E grazie ancora. Vai. Ecco fatto. È tornato come nuovo. Bene. C'è un cacchio da fa. No? Devo entrare qua dentro. Ma forse nell'altra porta. Ah no, giusto, giusto. Il signor Hill stava giusto tessendo le tue lodi. Io c'ho un bel caffettino, giusto per stemperare l'animo. Buongiorno, non credo che ci conosciamo. Permettimi di presentarmi, Augustus Hill, commerciante di capi straordinari. Voglio ringraziarti per il coraggio dimostrato contro quegli orrendi troll e per aver riportato la pace a Hogsmeade. È stato un piacere. Francamente meriteresti un ordine di Merlino, ma qualcosa di più utile per te. Abbigliamento per maghi Stracci & Sons è la mia bottega. In catalogo tengo anche capi unici che garantiscono protezioni salvavita, diciamo. Visto che temo non sarà il tuo ultimo scontro, vorrei regalarti uno di questi capi come ringraziamento per ciò che hai fatto oggi. Grazie. Sì, signora. Accettiamo. Grazie, signor Hill. Molto generoso da parte sua. È il minimo che possa fare. Prova questo per capire la taglia, va bene? Vedi che ti sta a pennello. Ci siamo guadagnati una bella burro birra, non trovi? Finalmente la forse provo. Non penserò al troll che voleva polverizzarmi. Già, sono d'accordo con te. Bene, i tre manici di scopa è in questa direzione. A me sta gonna non piace. Sperando sembra che non ci sia suora, il solito tutto baccano, rispetto per le suore. Addirittura conoscere Sirona, la proprietaria. Un ottimo contatto. Un altro troll? Un po' nuvoloso il tempo qua. Una pagina volante! Un'altra! Posso però... Dicevi che avresti catturato il bersaglio a Hogsmeade. E invece... Che ti serviva solo un buon diversivo. Ed è quello che ti ho dato. Un diversivo che è stato sbaragliato con facilità. Puoi dirmi chi è? Cosa mi nascondi? Ricordati bene. Se non arrivi al bersaglio, non hai alcun valore per me. Che simpatico. Molto coccoloso questo tipo. Come se non si fossero accorti appunto di loro. Ci avranno visto. Ma volevo la burro birra. Che faceva la burro birra, ragazzi? Rarrock è in combutta con Rookwood. I goblin della Gazzetta del Profeta. Sapevo di averlo già visto. Edwige! Presto, infiliamoci nei tre manici. È stato bello rivederti, Logok. Se sento qualcosa ti aggiorno. Grazie, Sirona. Stammi bene. Quando pensi di non passare inosservato, invece. Bene, cosa abbiamo fatto? Bene. Oh, abbiamo una faccia nuova. È la prima volta che vengo. Benvenuta. Oggi offre la casa. Burro birra. Sì. Ho sentito dell'attacco. Passerò a vedere come stanno gli altri residenti e i bottegai.
Sono felice che siate indenni. Tutto merito suo. Ha ucciso un troll senza alcun aiuto. Ma davvero? Complimenti. Grazie per questa. È un piacere. Ma io dico, dei troll a Hogsmeade. Non è mai accaduto prima. Qualcosa non torna. I prepotenti con cui abbiamo a che fare di solito... Ecco, appunto. Era Lodgok quello che se n'è andato? La tua clientela è peggiorata, Sirona. Sta tranquillo, Victor. Appena voi due ve ne andrete, la qualità della mia clientela migliorerà parecchio. Fossi in te non lo farei, Theophilus. Andiamo. Non farla tanto tragica. Sono qui solamente per lei. Per me? Non disturbare, sì? Si sta solo bevendo una burro birra. Una parola e vado. Forse non mi hai sentito. Ho detto di non disturbare. Pare che non vi sia bastato tutto il sangue versato oggi. Vieni, Theophilus. I tre manici di scopa non è più lo stesso. Non merita i nostri soldi. Gne. Non berrai burro birra per sempre. Che persone cattive. Queste persone sono molto cattive, non vale. Pare tu abbia uno spiacevole nemico. Stai in guardia. Rookwood e Harlow sono peggio di qualsiasi troll infuriato. Troll, Ranrock e Rookwood. C'è qualcosa che non so. Prometto di raccontarti tutto, ma forse è meglio rimandare per ora. Chissà cosa faremo. Ecco, penso proprio che faremo meglio a tornare nel castello. Parla con Sebastian e poi... Ok, però dobbiamo vedere un attimo il posto, visto che siamo qua con la scusa. Ah, comunque, mangiamo di nuovo. Guardate a lei che può mangiare queste cose. Sono felice che ci fosse Sirona. Te l'avevo detto che è una brava persona. Si vede. Non sembrava affatto intimorita da Rookwood e Harlow. A un certo punto dovrai spiegarmi perché Victor Rookwood ti tiene d'occhio. Ma possiamo parlarne più tardi. Ora dobbiamo tornare al castello. La professoressa Weasley verrà presto a sapere dei troll, posto che non lo sappia già. Non voglio un'altra punizione per essere rientrati dopo l'orario consentito. La posta via gufo ti sarà inviata quando i personaggi che hai incontrato hanno richiesto giornamenti per te. Seleziona il professor Fink per visualizzare il messaggio che ti ha mandato. Vieni nel mio ufficio, ho scoperto qualcosa sul medaglione trovato alla Gringot. Professore, sono felice di vederla. Lo stesso vale per me. Per fortuna stai bene. Ho udito dell'attacco. Troll a Hogsmeade. I troll erano corazzati. Le armature emanavano un bagliore oscuro, come il collare del drago. Argento Goblin! Ranrock lo ha usato per controllare il drago. Ma come? E perché spedire i troll? Credo fossero lì per me. Ho sentito Ranrock parlare con Victor Rookwood. Ranrock era a Hogsmeade con Rookwood? I troll erano un diversivo ideato da Ranrock affinché Rookwood potesse catturarmi. E ci sarebbe riuscito se Sirona e i clienti dei tre manici di scopa non fossero intervenuti. Una notizia pessima questa. Evidentemente i goblin di Ranrock e i maghi oscuri vogliono ciò che abbiamo trovato in quella camera blindata. Ranrock e Rookwood vogliono il medaglione. A proposito del goblin della... Aspetta. Direi questo. A proposito, forse si possono scegliere entrambi. Credi che Ranrock stia collaborando con i goblin della Gringot? No. I goblin della Gringot non sono certo amichevoli, ma non dubito affatto della loro integrità morale. Dopo quel che è successo a quel povero banchiere, oserei dire che i goblin della Gringot non amino Ranrock. Ok. Vogliono il medaglione. Ha detto di aver scoperto qualcosa al suo interno. Sì. Ho scoperto un'iscrizione. Quando l'ho letta ad alta voce è apparsa questa mappa. Ingegnoso. È indubbiamente una mappa di Hogwarts, ma non so dove conduca. Conduce alla biblioteca, al reparto proibito per la precisione, e anche un po' oltre. Vedo tracce di magia lì sulla mappa. Sapevo che ci avresti visto qualcosa. Andiamo? Apprezzo il tuo entusiasmo,
Anch'io non vedo l'ora di scoprire cosa si cela laggiù, ma se la nostra esperienza alla Gringot, per non parlare di ciò che è accaduto a Miriam, mi ha insegnato qualcosa, è che ci troviamo su un sentiero irto di pericoli. Vorrei ti esercitassi un po' con la professoressa Hecate prima di proseguire. Signore, quanto potrà essere pericolosa la biblioteca? Magari cerchiamo solo un libro. Sì, forse, ma dobbiamo essere pronti a tutto. Torna da me quando avrai migliorato le tue abilità difensive. Sì, prof, ci sono, mi insegni tutto. Sono qui per quel nuovo incantesimo che voleva insegnarmi. Bene, il professor Fig ha detto che devi completare tutti gli incarichi di magia difensiva con una certa urgenza. Di conseguenza, devi imparare incendio, l'incantesimo del fuoco. Incendio? È utile per accendere torce, bruciare ragnatele e, se necessario, per difenderci da coloro che vogliono farci del male. Sembra versatile. Assolutamente sì, ma prima di iniziare vorrei che portassi a termine alcuni incarichi. Alcuni ti potrebbero sorprendere, spesso gli studenti sottovalutano le conoscenze dei loro professori. Torna da me quando avrai finito e inizieremo a lavorare su incendio. Ok, ok, ci siamo, porca puzzola, quanto ci mettiamo? Ok, 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 ci sono. Ci sono? Sono pronta? Per imparare tutte le cose della difesa. Ho completato tutti gli incarichi che mi aveva assegnato. Mi fa piacere. Allora dovresti essere pronta a imparare incendio. Dovrei, professoressa? Già. Ho visto troppi colleghi incauti finire al San Mungo. Per non sapere che il fuoco è un servitore capriccioso. Sono molto colpita dalla tua abilità con gli incantesimi, ma non perdere la concentrazione. Preferirei che non finissi la lezione odierna con gli abiti in fiamme. Cominciamo. E ricorda, concentrati sui movimenti corretti della bacchetta. Concentrati e tieni ben salda la bacchetta. No, ho smesso. Cacchio, ho sbagliato. Un po' schifo di nuovo. C'era la X prima. Non l'ho vista. Ho un effetto decisamente catartico. Incendio. Ah, trova il libro di Fig. I segreti del reparto proibito. Che devo andare in biblioteca, quindi. Ci sono, ci abbiamo fatto. No, c'è fame. Comunque la terza arriva, raga. Salve, signore. Sarà lieto di sapere che ho lavorato alle mie abilità difensive con la professoressa Hecate. Ho sentito. Mi ha riferito che te la cavi bene con la bacchetta nuova. Devi continuare a esercitarti con lei e con gli altri professori per migliorare le tue abilità. Detto questo, non voglio rimandare ancora la nostra visita alla biblioteca. Bene. Andiamo avanti? Fig, ho un lavoro per lei. Venga. Preside, sono con una studentessa, è il mio ora. Il suo programma aspetterà, così come anche la sua studentessa. Dopo tutti i problemi che mi ha causato con Osric, pensavo che sarebbe stato ansioso di rimediare. Nel mio ufficio, 3-5 minuti. Bene. Quell'uomo è esasperante. Purtroppo la nostra visita al reparto proibito dovrà aspettare ancora un po'. No! Ma professore... Non abbiamo scelta. Non sarebbe saggio provocare ulteriormente il nostro illustre preside. Verrò a cercarti una volta assolto agli obblighi che mi attendono. Sebastian ha detto di essersi intrufolato nel reparto proibito. Magari saprà aiutarmi. Sono qui, amore mio! Sebastian, eccoti qui. Eccoti qui. Mi avevi promesso di spiegarmi cosa è successo ai tre manici di scopa. Non capita spesso che uno studente attiri l'attenzione di Victor Rookwood. Cosa voleva da te? Rookwood collabora con Ranrock, che vuole una cosa che ho trovato alla Gringot. Ranrock? E tu quando hai visitato la Gringot? Io e il professor Fig ci siamo finiti. Non dovevo dirlo, cazzo. Una storia pazzesca. Fig aveva questa passaporta. Una passaporta? Per la Gringot? Non credo di capire. Fidati, neanche io. Ed ero lì.
Comunque siamo finiti in una vecchia camera blindata dove c'era una mappa e quella mappa porta al reparto proibito. Non dirai sul serio? Assolutamente sì. Il professor Fig mi sa che ha fatto una cazzata, ragazzi. D'anima viva. Probabilmente ho già detto troppo. Capisco. Custodirò il tuo segreto, qualunque esso sia. Grazie, Sebastian. Hai detto che sei abbastanza in gamba da non farti scoprire nel reparto proibito. E lo ripeto, raggiungimi davanti alla biblioteca stanotte e non dirlo a nessuno. Quanto dovrei essere in pensiero per la bibliotecaria? Madama Scribner non tollera attività clandestine tra i suoi preziosi tomi, quindi devi cercare assolutamente di evitarla. Io e lei abbiamo avuto i nostri screzzi, ma riesco a tenerle testa. A te potrebbe non andare altrettanto bene. Che succede se ci scoprono a frugare nel reparto proibito? Saremo messi in punizione, ma ho un paio di consigli che potrebbero tornarti utili. Per prima cosa, evita Pixie il poltergeist. Se c'è una cosa che gli piace, a parte andarsene in giro a far danni, è fare la spia su quelli come noi. Ok. Grazie, Sebastian. Ci vediamo dopo. La vedi? È la porta che dobbiamo raggiungere. E quei fastidiosi dei prefetti non aspettano altro che denunciarci alla Scribner. Quindi non farti vedere da loro, intesi? Sarò un'ombra. Andiamo. Aspetta un momento. C'è una magia che dovresti imparare. L'incantesimo di disillusione. È utile per andare nei posti che ti sono proibiti. Lancialo e improvvisamente sembrerai una semplice illusione ottica, purché te ne resti a distanza e in silenzio. Vuoi dire che potrò veramente diventare invisibile? Qualcosa del genere. Non è infallibile come un mantello, ma quelli sono costosi, mentre gli incantesimi, beh, quelli sono gratis. Prova. Devo proprio? No, ho sbagliato, porco, due. Non devono vederci. C'è qualcuno che si aggira di nascosto? Cazzo, scazzo, scazzo, porco, due. Ah, anche lui qua, ok. Sarà stata una brezza notturna. No! Malissimo. No, dove? Qua giusto. Dov'è Sebastian? Ah, sei qua. Accidenti, la bibliotecaria è ancora qui. Presto, dietro la libreria. Maledizione. Avevi detto che la bibliotecaria non ci sarebbe stata a quest'ora. Ho detto che di solito non c'è, ma non preoccuparti. Vedi la sua scrivania dietro di me? La chiave è nel cassetto di quella scrivania. Senti cosa faremo. Io creerò un diversivo per farla allontanare. Tu recupera la chiave. Ci vediamo davanti al reparto proibito. Perché ci serve la chiave? Aspetta, perché ci serve la chiave? Non c'è una magia adatta. Alo Mora, intendi? È così che entravo sempre, prima, ma la bibliotecaria deve averlo capito e ha lanciato un incantesimo anti-alomora sulla serratura. Ora l'unico modo è prendere la chiave. Ma non preoccuparti. Ho detto che ti avrei fatto entrare e lo farò. Fidati, grazie. Mantengo sempre la mia parola. Ma si è... In che senso? Qualcuno? Pix? Sei tu? Aspetta, aspetta. Ok, ci sono. Eccola qui, la chiave. Ok. Non è stato poi così difficile, dopo tutto. Ora devo trovare quel libro. Non sarò più silenzioso di un giorno. Oh, quello è incantato. Ti appare più utile di quel che è. Mi ha già fregato due volte. Mai fidarsi delle apparenze, dico io. C'è qualcuno. Ok. No!
Minchia, ho sbagliato di nuovo. Fanculo. Ma no, tanto non mi cuzza, guarda. Guarda come mi cuzza sta pezza di merda. Ah no, ma non mi ha cuzzato. Ok, devo andare lo stesso. Libera. No. Allora, cos'è che stai cercando? Sto cercando una cura per mia sorella gemella, Anna. Così potrà tornare a Hogwarts. Visto che gli altri sembrano averci Ariel rilanciato. Non è così brutta. Perché pensi di trovare la cura nel reparto proibito? La direttrice dell'infermeria di Hogwarts non ha niente per aiutare Anna. No. Abbiamo interpellato chiunque, dall'infermiera Blaney a San Mungo. Ma posso condurre le ricerche da solo. Non preoccuparti di me ora. Pensiamo a quello che stai cercando. Che di preciso è? Lo saprò quando lo vedrò. Quando si dice essere criptici. Segreti dell'arte più oscura. Mi sorprendi. Questa mano così è bruttissima. Sarò più silenzioso di un Jobbernol. Che cacchio è il Jobbernol? Ma cacchio la chiamare? Ma c'è qualcuno, raga, non ho capito. Sì. Vediamo. Ci vuole riparo? Sì, ci vuole riparo. Guarda, guarda chi c'è. No, aspetta, oddio. Sebastian Sallow e compagnia che ficcano il naso. Scusate, ma non ho capito. Non usare. Ok. È vero che me l'ha fatto capire il gioco in generale, però. Ah, maledetto Pix. Devo fermarlo. O quantomeno andare dalla bibliotecaria con una buona scusa. Non metterti nei guai, posso fidarmi di te? Aspetta, non voglio che ti metti nei guai per me. Ci so fare con gli insegnanti quando si tratta di questioni disciplinari. E poi. Nascerà un nuovo amore? Ora va e buona fortuna con la tua ricerca. Dov'è andato quel maledetto poltergeist? Riparo. Ok. Ma dove cacchio? Ma dove? Ma ci siamo già stati qua? Lo sapevo. Tracce di magia antica. Rebello. Deve esserci altro da scoprire. Cappello fatato. Chissà dove andiamo, ragazzi. Mi preoccupa, eh? Mi sto preoccupando. Sto leggermente preoccupando. Che figo così. Chissà dove conduce. Ok. Aspettate, no, devo capirci qualcosa. Rebellio. Ma che sorpresa, delle guardie pronte a combattere. Cioè, mamma mia, sto diventando forte. Sono risvegliato, ok. Ah, e altre guardie. Porca paletta. Ok. Aiuto! Aio! Ok. Ah! Mannaggia, ce l'ho fatta. Ok, cosa c'è qui? No. Credo si prosegua di qua. Ma per andare dove? Rebellio! Lumos. Ok. In realtà non è che serva molto la luce, sinceramente. Ci sono quasi. Meglio mantenere la lucidità. Ok. Berretto. Mantello scolastico prestigioso dello stesso, mi sa.
Sì, certo. Spero finisca in fretta. Era davvero un libro. Ma tutto questo per un libro? No. Va bene. Ricordo? Chissà di chi è. Paesaggio nascosto. E Sebastian? No, scherzo, dai. Sto sparando cazzate. Desideravate vedermi, preside Fitzgerald. Oddio, sono professor Ragam. Signorina Isidora Morganac, benvenuta. Professor Rookwood, professor Bakar. Mi è giunta voce che tu ti stia ambientando bene qui a Hogwarts. È così. Ne sono lieta. Soprattutto considerando quanto è insolito iniziare dal quinto anno. Si dà il caso che anch'io fui ammesso ad Hogwarts al quinto anno. Non conosco altri casi come il nostro. Signorina Morganac, ieri dopo la lezione mi hai chiesto di quelle belle spirali che vedesti ormai anni or sono quando visitammo il tuo borgo. Vi ho riconosciuti immediatamente. Non so come ringraziarvi per l'aiuto. È stato un piacere. E sì, quel giorno vidi delle spirali di magia ovunque. Mio padre insiste nel dire che devo essermele immaginate, ma a me sembravano reali. Infatti non te le sei immaginate. Percival, il professor Rackham le vede, ma fino ad ora lui era l'unico. Io non capisco che cosa sono. Si tratta di sospiri, o per meglio dire di tracce, che appaiono solo con una specifica magia antica. Magia antica? Sono in pochi coloro che la sanno usare. In vero, la stessa Hogwarts è un baluardo della magia antica. Quindi, se riesco a vedere questa magia antica, vuol dire che posso usarla? Con la giusta preparazione. Ma non è il caso di avere fretta, signorina Morganac. Prima che io possa addestrarti a una tale magia, devi riuscire a padroneggiare tutto ciò che Hogwarts può offrirti. Una magia del genere può essere dannosa nelle mani sbagliate. Deve essere usata solo da pochi prescelti. Pertanto ti chiediamo di non svelare a nessuno ciò di cui abbiamo parlato oggi. Quindi devo muovermi. E per non interrompere la live, devo per forza fare così. Ma come? Ancora una volta nel reparto proibito? Pensavo avessi smesso di combinare. Sei buona da nonnetta. Evidentemente le tutto il rispetto per le nonnette, però no, la vuoi un pochino più corta, sti calzamaglie in grigio, no? Detto questo, tuttavia,
Pix mi ha detto che non sei venuto da solo questa sera. Se qualcuno ti ha costretto, ti esorto a dirmelo. Tu sei intelligente. Non sprecare questo... Biddlefra, infame. Pezzo di cane. C'è infamato, ragazzi. Nessuno. Sono da solo. Chissà se no, si scoppiano, si accoppiano e scoppiano insieme. Cosa dirà tuo zio adesso? Ma guarda te, ma che c'hai? 2 anni zio fa. Mazza te, sei imbecille. Ok, quindi sei rimasta da sola, ci si è preso le colpe il fra, cioè dobbiamo dargli un bacino per questo favore che ci ha fatto praticamente. Sicuramente ci chiederà l'impossibile, già nel senso, già prevedo. Ah, ma si muovono quindi, raga, non c'è... Non me lo aspettavo. Però Ariel non è così brutta comunque. Figario, profi, sto arrivando. Proteggo. Sì, sto cacchio proteggo. Chi è? Non è possibile. I goblin in combutta con Rookwood. Non ha alcun senso. Sì, è a dir poco inusuale. Ah, devo aspettare che finiscano di cicerare questi. Ah, Fig, ci sono visite. Cercherò di scoprire qualcosa. Signore, ciao Fra. Ha ispezionato il reparto proibito mentre era via con il professor Black. Ciò che cercavamo era un libro. Mi siedo. Ma è un attimo. Sei entrata nel reparto proibito? Ma come? Ripensandoci, forse è meglio che mi risparmi i dettagli. Forse sono io. Il libro si trovava al di sotto del reparto proibito, come si vede nella mappa. Voglio sapere tutto, ma prima diamo un'occhiata. Al libro? Devo fare routine, scusate. Ops, scusate, mi sa che è uscito brutto. Scusate. Santi nomi. Sembra che manchino alcune pagine. Qualcuno ha messo le mani sul libro prima di noi. Dovrò accontentarmi di studiare quel che resta. Forse possiamo ancora ricavarci qualcosa di utile, ma servirà tempo. Mi chiedo che ci facesse qui, sotto Hogwarts. Penso di saperlo io. Ho visto altri 2 ricordi là dove ho trovato il libro. Un altro pensatoio. Per Godric. L'uomo che abbiamo visto poc'anzi, Percival Rackham, insegnava qui. Nel primo ricordo c'erano lui e altri 3 professori che usavano la magia antica per salvare un borgo dalla siccità. Miriam aveva ragione. E nel secondo ricordo? Parlavano con una studentessa che aveva iniziato dal 5º anno, come me. Poteva vedere anche lei le tracce della magia. Perché proprio quei ricordi? Magari ce lo spiegherà il libro. Ora dovrò portarlo con me a Londra. Il preside insiste affinché vada a parlare della morte di George direttamente con il ministero. Cosa dirò loro? Cosa dirà loro della morte cosa di Rick? Non so quanto possa spingermi a dire. George aveva già provato a convincere il ministero su Ranrock, ma invano. L'istinto mi dice di continuare per la strada che abbiamo preso senza rivelare i dettagli finché non ne sapremo di più. Quindi adesso capisco. Andiamo a fare mentre le zozzone. No, informazioni sulle pagine mancanti. Bene. Non trascurare gli studi. Migliori a vista d'occhio con la bacchetta. Hai visto, ma Fra? Anche erbologie e pozioni sono importanti. Forte. La magia è molto più del solo lancio di incantesimi. Avrò molto di cui occuparmi mentre lei non c'è. Hai fatto un lavoro eccellente. Al mio ritorno mi farai vedere tutto quello che hai imparato. Voglio di parlarti. Incontriamoci a Lower Oxfield appena puoi. Ho notizie su Rookwood e Arlo, okay. Ma credo sia meglio discuterne lontano dal castello. Il professor Fig e la professoressa Weasley mi hanno chiesto di insegnarti un ulteriore incantesimo difensivo. Per favore, completa gli incarichi che ti ho assegnato, dopodiché raggiungimi nella mia aula. Apra. Funghi. Ok. Sto impazzendo. È un vero piacere. Ciao, Natti. Anche per me. Come stai? Sto bene, grazie. Ho visto cosa è successo con Rookwood e Harlow ai 3 manici di scopa. Ero davvero molto preoccupata per te. In questo momento sto bene. Se posso chiedere, sai perché cercavano proprio te? Vogliono una cosa... niente.
Non voglio fare troppo. Non ho incontrato Rookwood o Harlow. Forse mi confondono con qualcun altro. È un po' strano che entrambi cerchino una studentessa di Hogwarts con tanta... Io sono fuori. Santa. Ma qualsiasi fosse la ragione, eri chiaramente in pericolo. Ma per ora ci basta sapere che Rookwood e Harlow sono una minaccia per entrambe. Per tutti, in effetti. Ecco perché volevo parlarti. Al momento tutti parlano di quando hai difeso Hogsmeade dall'attacco dei troll. E non dimenticherò mai Sirona che affronta Rookwood e Harlow ai tre manici di scopa. Mi avete ispirata a prendere posizione, proprio come voi. In che senso? È per via di uomini come Rookwood e Harlow che mia madre e io abbiamo lasciato il Matabeleland. Non rimarrò qui immobile a lasciarli distruggere la mia nuova casa. Sono felice, non potrebbe, potrebbe essere... Oh, vai. Bene, questo. Rookwood e Harlow sono pericolosi. Devi anche sapere che Rookwood è in combutta con Rarrock. Avevo sentito dire che sono stati visti insieme a Hogsmeade. Una ragione in più per fermarli al più presto. Gira voce che Theophilus Harlow gestisca le operazioni quotidiane di Rookwood. Eliminando lui, disgregheremmo l'intera organizzazione di Rookwood. Possibile, ma non dovrebbe essere l'agente Singer a occuparsi di uno come Harlow. Le ho parlato, è stata gentile, ma forse comprensibilmente non vuole discutere di un caso così con una studentessa. Ho sentito alcuni uomini di Rookwood parlare di un'enorme operazione di saccheggio programmata da Harlow. Pensavo che potremmo investigare un po' anche noi, magari ottenere le prove di cui ha bisogno l'agente Singer. Va bene. Ma come? Mi limiterò a guardare e ascoltare. Scoprire esattamente quale sia il piano di Harlow. Ti ricontatto appena ne so di più. Nel frattempo ricorda, se ti servo sono qui. Grazie Natti. Chiedo scusa, ma va tutto bene? Non direi. Ho appena perso Riverdale, ecco. La serie TV si chiama Riverdale, raga. Ti conviene cercare in mente, un altro mercante? Io non ho nulla da vendere. Non pensavo si sarebbe arrivati a tanto. Stai in guardia. Ranrock e i suoi seguaci non risparmieranno nessuno. Ti hanno attaccato? Ranrock non ha pazienza con chi non vuole unirsi a lui. Anch'io vorrei che i goblin fossero trattati come pari dalla stirpe magica, ma spargere sangue non è la soluzione. Quando gliel'ho fatto presente, mi hanno attaccato, colpendomi fino a quasi farmi perdere i sensi. Marino. Hanno preso i miei carretti, le mie cose, persino i miei preziosi dipinti. Un cucciolo, terrocchi aperti, questa cosa che ci è successa in passato. Quelli di Ranrock ti hanno mai attaccato in questo modo? È da un po' che ricevo insulti e minacce da parte loro. Credono che l'unico modo per ottenere ciò che vogliano sia la violenza. Le cose hanno preso una pessima piega negli ultimi tempi. Ranrock diventa sempre più potente e i suoi seguaci lo sanno. Si credono intoccabili. Ranrock pensava che tutti i goblin lo avrebbero seguito, ma si sbagliava. Molti di noi vorrebbero una soluzione più diplomatica alle discordie con la stirpe magica. Sei un pittore? Hai detto che hanno rubato i tuoi quadri. Sei un pittore? Sì. È la mia vocazione. Che carino, anche se molti modo. La ritengono una professione insolita per un goblin. Quasi tutti i miei familiari lavorano con i metalli o alla Gringot. Scommetto il mio pennello migliore che quelli di Ranrock non sapranno apprezzare i miei lavori e li useranno per accendere il fuoco. Senza i miei carretti e il mio sostentamento, chissà quando potrò tornare a dipingere. Terrò gli occhi aperti, ok? Mi dispiace davvero. Cercherò di trovare i tuoi carretti, puoi starne certo. Molto gentile da parte tua, ma credo li abbiano portati al loro accampamento a sud-ovest di qui, oltre le rovine. È troppo pericoloso. Comunque hanno un incanto che li fa tornare da me se ci separiamo. Per quanto le possibilità siano esili, nutro la speranza che mi venga restituito parte di ciò che è stato preso. Questo qua, le pozioni, dai, dimmi che mi dà la vita. Salve, signore. Cosa vende qui? Salve, io sono Jalal Semi e questo è il mio negozio di pozioni. Posso rispondere a qualsiasi domanda sul borgo. Posso vedere la sua mercanzia, di chi si è? Ok. C'è qualche voce qui in giro in paese? C'è una ladra in giro, si chiama Catherine Haggerty, fa parte degli Ashwinder. Sta rubando tutto quello che non è ancorato a terra e la gente non ne può più. Catherine si nasconde in un accampamento a sud-ovest del paese. Ok, come si chiama? Cosa vende? Potrebbe raccontarmi un po' di lei? Vediamo. Sono il pozionante di spicco di Lower Oxfield, ma un tempo ero solo uno studente di Hogwarts. Penso. Infatti, ti farò lo sconto studenti. Ah. E il prezzo è normale. Ottimo, grazie. I miei prezzi sono già abbastanza bassi. Cosa vende?
Dimmi le pozioni che cosa serve. Vende? Vendo pozioni e i loro ingredienti. Per me, se non si può sistemare con una pozione, allora è meglio lasciar perdere. Vediamo. Uso solo ingredienti locali e le mie pozioni garantiscono sicurezza e salute. Facciamo un giro. Dopo quello che Rarrock ha fatto a quel banchiere goblin alla Gringot, ciò che è successo ad Arne non dovrebbe sorprendermi. Ok. Aggressivo, non va bene. Ah, oddio. Come stiamo e come andiamo? Un accampamento deve essere questo. Vediamo, vediamo. Ok, devo lottare. Un modo per entrare. Arne si pentirà di non essersi unita a noi. Se non cambia idea, la svelta diventerà lo zim. Vai. Dovuto uccidere quel traditore, Arne. Quando gli abbiamo preso i carri. Ciao. Ah, cacchio. Porca puttana. Infatti, hai detto bene, pezzo di cane. Dov'è? È sotto? Sei sotto? Sfigato di un goblin, quello che sei. Guardalo che si nasconde sto pezzo di infame. Aspettate, forse non andare di qua. Ok. Questo è il carretto, no? Sono questi i carretti, no? Che incantesimo! I carretti stanno tornando. Scusate. Torna da Arn. Torniamo. Arn, ho buone notizie. I carretti stanno tornando. Io non so davvero che dire. Che carino che lo sto amando troppo questo personaggio. Di ritrovare le mie cose. I seguaci di Rarrock mi considerano uno sciocco perché credo nella bontà della stirpe magica, ma ora so di aver ragione. Non è stato facile, non è stato un problema, non è stato un problema. Ho liberato i carretti senza grosse difficoltà. Sono per morire. Che tu stia bene. Oh, non vedo l'ora di riavere le mie cose, specialmente i miei colori. Oh, sai, mi ha ispirato. Sono anni che ho a che fare con streghe. Ho ispirato il fra. E siamo sempre andati molto d'accordo. Magari il mio prossimo dipinto sarà un tributo a quanto di buono c'è tra noi. Carino. Sarebbe fantastico. Che bella idea, Arn. Ti auguro di riuscirci. Non vedo l'ora di iniziare. Grazie ancora per tutto ciò che hai fatto. (Susurra)